Ciao a tutti da Pierre, bentornati su Dronelander. Oggi, sempre grazie a RC Moment, vi recensirò l'Absan H216A X4 Design Pro. Praticamente c'è un nome che è lungo quanto il video. Comunque, prima di andare avanti con le caratteristiche del drone, volevo dare seguito ai risultati del sondaggio che ho pubblicato sul mio gruppo Facebook, che vedete qui in sovraimpressione, dove vi ho chiesto che cosa guardate maggiormente durante la recensione di un drone. I risultati sono stati la stabilità di volo e la qualità costruttiva a pari merito. E tra i risultati è emersa anche la qualità dei miei video in post-produzione, a cui spero di aver ovviato tramite l'acquisto di un nuovo faro LED e questo microfono. Purtroppo però i risultati si vedranno durante il montaggio del video. Comunque, andando avanti con le caratteristiche del drone, vi dico subito che è un drone che costa 80 euro, anche meno, dotato di GPS e che ha una stabilità incredibile, che vedrete più avanti. Quanto riguarda la qualità costruttiva, fotocamera 720 pixel che vi darà modo di effettuare video e foto discrete che verranno alloggiate nella micro SD card qui dentro. Unica pecca sono i motori brushed, ma anche il nuovo DJI Tallo sarà fornito di motori brushed. Peso 162 grammi, compresa batteria che è una 750 mAh 2S che vi darà modo di volare per 12 minuti. Ha un'applicazione fantastica, simile a quella della DJI, dove potrete sbizzarrirvi tra le innumerevoli opzioni al suo interno e potete selezionare le funzioni Orbit Mode, Follow Me e Waypoint Mode. Ma adesso proseguiamo e andiamo a vedere come vola questo drone. Prima di aprire l'applicazione, collegate il drone al wifi dello smartphone, dopodiché aprite l'applicazione Apsan, che intelligentemente ne ha fatta una per diverse tipologie di droni. Voi selezionate l'H216A. La schermata è questa. Appena si collega il drone, vedrete cosa vede la telecamera. In alto a sinistra avrete il riquadro della mappa Google e in alto a destra avete i parametri vitali, cioè il segnale HD, il segnale del radiocomando e i satelliti agganciati. Io in questo video lo sto pilotando solo ed esclusivamente tramite l'applicazione, per cui sto facendo le varie prove di take off, land, return to home e così via. Non ho utilizzato il radiocomando e sto in GPS mode, in stabile, in loiter. Queste sono le varie funzioni che potete abbinare. Prima di attivare una qualsiasi applicazione, lui vi chiede se volete fare l'accuracy test del GPS. Io ve lo consiglio in modo da essere sicuri che il GPS sia accurato. Qui a destra invece avete i comandi per effettuare registrazioni o fotografie, tutto direttamente su SD card. Ora testiamo il Follow Me Mode. Il problema che ho riscontrato sul Follow Me è il fatto che la telecamera punta sempre ed esclusivamente a nord. Difatti, appena lo attivo, adesso sta puntando a me, appena lo attivo lui si gira e punta verso il nord. Sicuramente all'interno delle decine e decine di opzioni che ci sono nei menu c'è anche la possibilità di disabilitare il puntamento esclusivo al nord. Lui comunque mi segue. Si muove in base a come mi muovo io, però non mi punta. Per farmi puntare devo anche io andare verso il suo nord, come sto facendo in questo momento. Uscendo dalla funzione Follow Me, entriamo nella funzione Orbit Mode. Molto utile perché questa permette al drone di girare facendo un'orbita su un asse centrale. Per cui, se voi volete, non so, inquadrare, fare una panoramica su un monumento, girandogli intorno e mantenendo comunque la telecamera puntata sullo stesso monumento, potete farlo aumentando il raggio dell'orbita. Devo dire che è molto preciso, infatti se voi vedete in fondo c'è un fazzoletto bianco a terra,
lui finirà il giro puntando su quel fazzoletto. E il cerchio che ha eseguito è stato molto, ma molto preciso. E comunque vi ricordo che stiamo parlando di un drone da 80 euro. Ora passiamo alla funzione più stuzzicante, il Waypoint Mode. Tramite la mappa Google potete disegnare il percorso da far effettuare al drone e per ogni singolo waypoint potete definirgli l'altezza, il periodo di sorvolo del waypoint e la velocità tra i due waypoint. Con circa 12 minuti di volo potete sbizzarrirvi, però tenete presente che se non utilizzate un ripetitore wifi a cui agganciare il wifi del drone, il raggio è abbastanza limitato. In campo aperto penso che potete arrivare al massimo a 80-100 metri, mentre con un ripetitore potreste anche arrivare intorno ai 300 metri. Una volta definito il percorso da fargli effettuare, non vi rimane che fare il submit della missione, done, e lui parte per la missione, come potete vedere nel piccolo riquadro in alto a sinistra. Una volta completato e raggiunto l'ultimo waypoint, lui si stabilizza in base all'altezza che gli avete definito. Se gli mettete 0 metri, ovviamente lui atterra, altrimenti rimane a 20 metri. Se rimane a 20 metri, potete comunque, sempre tramite display, fare un land e lui atterra nel punto preciso, oppure fare un return to home e lui atterra nel punto dove ha agganciato i satelliti all'inizio, per cui nel momento in cui avete collegato la batteria. Ecco, queste sono le immagini che vedrete dallo smartphone. E queste sono tutte le possibilità per settare i waypoint. Ora passiamo al test di stabilità, visto che me l'avete chiesto in tanti, eccolo all'opera. Ragazzi, è inchiodato in quel punto, non si muove. Chiaro, c'era assenza di vento, parliamo anche comunque di un drone di 160 grammi, quindi è veramente stabile. E ora gli invoco un return to home, lui parte all'altezza stabilita nelle opzioni e poi riatterra nel punto esatto dove avete collegato la batteria. Ha sbagliato di 30 centimetri circa, molto preciso. Queste sono altre immagini riprese direttamente dal drone. Dai, diciamo che come riprese non sono male. Questo nella fattispecie è la missione che ho fatto prima col waypoint che avete visto dall'app.
Ed eccovi anche un paio di scatti effettuati con la fotocamera e ovviamente video e scatti salvati sulla SD. Allora, cosa ne pensate? Ricapitoliamo le caratteristiche. Meno di 80 euro. GPS, fotocamera 720p, 162 grammi, con batteria 750 mAh, una 2S che vi darà diritto e modo di volare per almeno 12 minuti. Un nuovo faro LED, microfono, che volete, mi metto pure una parrucca bionda? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, tutte le caratteristiche del drone le trovate in descrizione. Lasciate like, lasciate commenti e ci vediamo alla prossima recensione, che probabilmente sarà del DJI Tallo, che me l'hanno già promesso. Ciao a tutti da Piero.